La Samb proprio non ce la fa a sfatare il tabù del Riviera delle Palme. Anche contro il Trastevere è uscito dal campo con un pugno di mosche in mano e con la contestazione della sua tifoseria. I romani si impongono per 2-0, ma loro almeno cancellano lo 0 nella casella dei successi in trasferta. Dopo la vittoria di Tolentino, per il rossoblù deve essere l'ennesima gara del rilancio e invece nulla, solita musica senza alcun acuto. Ma soprattutto ciò che preoccupa è la mancanza di vista agonistica della squadra, la classica mentalità da Serie D che neppure Prospiti finora è riuscita ad inculcare nella testa del rossoblù. Il tecnico pescarese deve fare a meno di Chinellato a causa di un risentimento muscolare alla coscia. Spazio quindi a Cardella al rientro dopo la squalifica, che va a comporre il tridente offensivo con Emilia e Umile. Conferma per Agostinoni in difesa, con Migliorini che siede in panchina. La prima azione degna di nota è l'incontro al terzo minuto con Cardella, che vince il duello fisico con Loporto e appena dentro l'area calcia di destro, ma la palla si perde alta sulla traversa. La risposta del Trastevere è affidata al diagonale di Alonso, su cui è bravo Corci ad allungarsi e a deviare in angolo al 13° del primo tempo. È ancora la formazione capitolina a sfiorare il vantaggio al 19°, sempre con Alonso, la cui conclusione sfiora il palo alla sinistra dell'estremo difensore rossoblù. I capitolini colpiscono al 28°. L'ex tortolano in area lascia partire un diagonale su cui Curci si oppone in tuffo, ma sulla respinta ecco il tapin vincente di Bertoldi, che anticipa tutti e mette dentro. Al 37° ci prova Cardella in mezza girata aerea su cross della sinistra di Proia, ma senza esito. Ancora tortolano dalla distanza con Corci in due tempi. È sempre estremo difensore rossoblu poi a deviare in angolo la conclusione di Alonso e si va così al riposo col Trastevere in vantaggio. Nella ripresa, dopo 7 minuti, Viscari sostituisce Umile con Proia, che inizia ad agire 20 metri più avanti, ma al 9° ecco il raddoppio del Trastevere. Corner tortolano, colpo di testa di Giordani col pallone che termina in fondo al sacco. L'esultanza del numero 6 ospite sotto la curva nord scarda gli animi in campo con un accenno di vista. Ne fa le spese Migliorini, che si becca il cartellino giallo. Al 16° Viscardi da fuori area con il pallone che si perde abbondantemente alto. Al 18° Prosperi si gioca la carta vita al posto di Agostinone con la Samb che passa al 4-3-3. Al 25° l'episodio che poteva riaprire l'incontro. Vita viene agganciato in area da Giordani e per Tomasi di Lecce calcio di rigore. Dal dischetto però Cardella si fa ipnotizzare da Semprini, che gli devia in angolo la conclusione dagli 11 metri. E poi sempre l'estremo difensore ospite alla mezz'ora ad opporsi di nuovo al sinistro il numero 7 rossoblù. La Samb ci prova ma senza esito, anzi resta in 10 al primo dei 5 minuti di recupero. Cardella infatti nel giro di 120 secondi si becca due gialli e viene espulso da Spagnolo di Lecce. Ed al termine del match scatta di nuovo la contestazione dei tifosi rossoblù nei confronti della squadra del DS Vittorio Cozzella.